Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi 20 luglio ricordiamo Sant'Elia profeta. Ascoltiamo la sua storia. Elia nacque verso la fine del X secolo avanti Cristo e svolse gran parte della sua missione sotto il regno di re Acab. Quando la maggioranza del popolo aveva abbracciato l'idolatria, Elia si presentò dinanzi ad Acab ad annunciargli come castigo 3 anni di siccità. Abbattutosi il flagello, Elia ritornò dal re e, per dimostrare l'inutilità degli idoli, lanciò la sfida sul Monte Carmelo contro i 400 profeti di Baal. Quando sull'altare innalzato da Elia si accese prodigiosamente una fiamma e l'acqua invocata scese a porre fine alla siccità, il popolo scacciò i sacerdoti idolatri. Braccato tuttavia nel deserto come un animale da preda, fu confortato da un angelo che gli porse una focaccia e una brocca d'acqua. Poi Dio stesso gli apparve, restituendogli l'indomito coraggio di un tempo. La sua opera di riedificazione spirituale, tanto faticosamente iniziata, venne portata avanti con pieno successo dal suo discepolo Eliseo, al quale comunicò la divina chiamata mentre si trovava nei campi dietro l'aratro, gettandogli sulle spalle il suo mantello. Eliseo fu anche l'unico testimone della misteriosa fine di Elia, avvenuta verso l'850 a.C. su un carro di fuoco. Sant'Elia è un profeta, uno dei più grandi della storia, questo secondo anche quanto ci dice la Sacra Scrittura. Ma chi è un profeta? Che cosa fa? A volte nel nostro linguaggio comune pare che il profeta sia quello che predice il futuro, che ha una capacità divinatoria di fare qualcosa, insomma, di magico. Niente di tutto ciò per quanto riguarda la tradizione che noi abbiamo, nella quale il profeta è un uomo che parla per conto di Dio. Ed ecco che spesso i profeti sono proprio coloro che rivelano al popolo dove si stanno discostando dalla strada segnata da Dio, segnalano gli errori, e questo li rende un po' scomodi, un po' antipatici. Tant'è che i profeti vengono a volte, più di una volta scacciati, e spesso questo è causa di grande, grande sofferenza per loro. Ma pensiamo alla storia stessa di Gesù. Un grande profeta, il grandissimo profeta, che viene comunque rifiutato e scacciato, alla fine ucciso. Perché ci si accanisce contro i profeti? Beh, ovviamente perché ognuno tenta di difendere se stesso e nessuno vuole sentirsi dire che sta sbagliando. Quindi quello che dico a noi oggi, che ricordiamo proprio questo grande profeta, è questo: la domanda, tu quanto sai sentirti dire che stai sbagliando? Permetti alle persone che ti sono vicine di mettere bocca sul tuo comportamento? Oggi è molto difficile accogliere questo, e io però dico che è un grande male per tutti. Allora impariamo ad ascoltare anche le persone che in maniera maldestra ci stanno rimproverando, perché a volte, anzi forse molto più di quanto pensiamo, la voce di Dio sta parlando per quelle parole. Sant'Elia, prega per noi.